Eccoci, grazie Presidente. Allora, la proposta che stiamo esaminando oggi, come già avevamo insomma, approfondito nella giornata di ieri, riguarda come dire, la definizione, finalmente direi, di una disciplina che riguarda un ambito, visto che ieri il tema settore non era piaciuto, quindi comunque un ambito, che è appunto quello della disabilità e che ovviamente ha una sua rilevanza, una sua importanza tale per cui ovviamente abbiamo ascoltato le parole della firmataria, della collega, insomma, Paciocco, che ha cercato, e questo voglio, bisogna dargliene atto, io questo, insomma, spero che nessuno possa contestarla questa cosa, di aver fatto veramente ogni passaggio ed ogni attività necessaria per poter accogliere, per poter soprattutto anche ascoltare quelle che potevano essere delle proposte migliorative che andavano nell'indirizzo proprio di migliorare e per la prima volta regolamentare l'aspetto delle consulte di questo settore o comunque di questo ambito. Ora, entrando nel merito della proposta in sé, è evidente che la sua articolazione e così come articolata, diciamo, così come disciplinata, poggia, diciamo, a delle novità importanti che sono state anticipate, che sono state illustrate dalla collega. Io credo che sia molto positiva anche la modalità con la quale sono state all'interno dei vari organismi bilanciate la partecipazione, come dire, definiamoli comunque delle associazioni o comunque dei portatori di interesse rispetto anche a quelle dei singoli cittadini. Credo che questo sia un ottimo bilanciamento che consente tra l'altro una tracciabilità, una trasparenza e soprattutto una chiarezza di come effettivamente poi questi organismi possono comunque portare dei contributi all'amministrazione e poter essere così percepiti. Al tempo stesso credo che anche questa regolamentazione dia forza, una forza ulteriore a quello che poi è l'assetto istituzionale della città, valorizzando anche tutte quelle consulte municipali che ovviamente poi in funzione anche di questa nuova regolamentazione potranno quindi istituirsi e concorrere alla pari, diciamo, e concorrere comunque a formare e a dare comunque contributi utili all'amministrazione. Ieri, ad esempio, noi abbiamo approvato questa delibera dove di fatto abbiamo previsto la possibilità, no, per le consulte di poter comunque avere un dialogo oltre a quello delle singole proposte di delibera di iniziativa appunto delle consulte, ma anche di presentare queste osservazioni, questi contributi che potessero essere esaminati dall'Assemblea Capitolina. Abbiamo poi ad esempio bocciato alcuni emendamenti dell'opposizione che riguardavano la partecipazione della Giunta, ma semplicemente perché è ovvio che lì poi opera il regolamento di Giunta Capitolina come previsto dallo Statuto. E quindi si tratta di un aspetto separato da quello dell'Assemblea Capitolina, senza togliere il fatto che è ovvio che l'ascolto debba arrivare a tutti gli organi, ma semplicemente per una questione anche di ordine di istituti, quell'istituto doveva, diciamo, entrare all'interno di un'altra regolamentazione. Ecco. Quindi la proposta in questione, secondo me, è un passo dal punto di vista politico importante e va anche in armonia innovativa. Stiamo cercando di prendere quindi questo settore, che comunque questo ambito, che è un ambito sicuramente storicamente sentito, perché non vediamo, insomma, basta andare sul sito di Roma Capitale, non ne troviamo centinaia di migliaia di consulte, anche perché poi a questo si affiancano tanti strumenti di iniziativa popolare, come le petizioni, le proposte di delibera, eccetera. Però questo, quello, diciamo, dell'incontro e dell'ascolto, tra l'altro nel quale c'è una vera e propria netta separazione, no, tra comunque attività politica e come dire, e la loro attività, sicuramente questo potrà che rinforzare e valorizzare anche la purezza, insomma, di questo lavoro. Ecco, quindi dal nostro punto di vista sicuramente una proposta che fa un passo avanti rispetto a una regolamentazione che non c'era, una proposta che tiene sicuramente a valorizzare gli equilibri non solo ovviamente dei singoli cittadini, perché è giusto che anche loro possano partecipare, ma
anche ovviamente di tutte quelle realtà che oggi su Roma sentono e partecipano e valorizzano insomma questi aspetti insomma che riguardano la vita delle persone. È importante anche perché al tempo stesso stiamo cercando di dare un ordine anche di flusso, quindi di come effettivamente questi processi possano, diciamo, migliorare tra territorio e centro, e quindi in un'ottica anche di come effettivamente la città oggi si è mossa, cioè oggi la città è di fatto non solo il centro, ma è anche ovviamente articolata in 15 municipi, e quindi è giusto immaginare e pensare che anche quando si immaginano quindi questi strumenti è bene tenere conto di come effettivamente la città è articolata e quindi riuscire a valorizzarla al meglio su tutti questi settori. Quindi leggeremo insomma se ci saranno ordini del giorno, emendamenti insomma come sempre insomma anche da altre forze politiche, però no, su questo voglio essere chiaro, va detto che il lavoro è stato lungo, è stato faticoso e tutti lo sappiamo, insomma, c'è stata la massima apertura e disponibilità al confronto su tutti i temi, veramente fin dal principio, e questo bisogna, secondo me, darne atto, al netto poi dei legittimi, ovviamente, punti di vista che possono essere differenti. La democrazia, fortunatamente, esiste proprio per questo, per fornire dei punti, diciamo, differenti e poi alla fine, ovviamente, decidere. Grazie.